E dunque un avvio di seduta sulla parità per Milano, in questo momento un filo sopra, 32.574 punti per il nostro FTSE MIB. Noi siamo in compagnia di Salvatore Gazziano, Soldi Expert SCF. Ben ritrovato Gazziano, buongiorno. Buongiorno a voi. Le voglio subito chiedere, andiamo a vedere il titolo più acquistato. Questa mattina c'è Prysmian in testa dopo una commessa nel Regno Unito da 1,9 miliardi di euro. Le piace il titolo Prysmian? Beh, un buon titolo, vedendo anche l'andamento non solo delle ultime settimane, che è stato, diciamo, beneficiato da importanti commesse. Questa è solo l'ultima, ma ancora due settimane fa aveva messo in carnet altri ordini molto importanti e molto redditizi per la società, ed è uno dei titoli che circa nell'ultimo anno fa più 24-25% e fa parte di quella pattuglia di titoli che hanno superato i massimi, diciamo, decennali. Quindi è un titolo che ha grande forza, opera in un settore in cui non ci sono molto concorrenti e sta, diciamo, sicuramente beneficiando, come in Francia Nexans, della transizione energetica. E tra l'altro è un titolo che proprio nei prossimi giorni, credo proprio dopodomani, presenterà i conti al 31/12/2023, e quindi vi è attesa che i dati attesi siano uguali o superiori a quello che gli analisti avevano previsto. A proposito di conti, oggi invece siamo in attesa dei risultati 2023 di Campari. Riuscirà a brindare i conti? Quali sono le attese? Anche perché in borsa il titolo, diciamo che dopo la maxi acquisizione del cognac di Courvoisier, ha un po' faticato. Sì, diciamo che Campari è stata una delle società che negli ultimi 15-20 anni è veramente fra i titoli che hanno avuto performance praticamente simili al Nasdaq fino allo scorso anno, con un rendimento a doppia cifra, grazie, diciamo, alla strategia di acquisizione e grazie anche all'Aperol, che si è rivelato una società che quando fu acquisita per veramente, vedendo il prezzo di acquisizione dell'epoca, per poche decine di milioni di euro, è diventata un motore di redditività pazzesca per questa società. Nell'ultimo anno il titolo sicuramente ha rallentato e forte, ma in realtà non è solo Campari, ma tutto il settore degli spirits, come commentavate prima, cioè di tutte le bevande alcoliche, che hanno avuto, diciamo, un andamento quasi simile a una sbornia dopo e durante la pandemia, perché hanno avuto vendite nettamente incrementate in tutti i paesi, su tutte le fasce, anzi soprattutto nelle fasce più alte, come valore, come redditività. Negli ultimi 7-8 mesi lo abbiamo visto dei conti delle società controllate del gruppo Louis Vuitton, soprattutto forti in alcuni liquori o nello champagne, piuttosto che Diageo, che in borsa in Gran Bretagna è stata una delle grandi delusioni, ha portato in giù anche molti fondi che avevano puntato in maniera massiccia su questo fondo. Ma poi in tutta Europa abbiamo visto questo settore vedere rallentamenti nelle vendite, non solo nel mercato asiatico, dove molto spesso le società europee o occidentali non hanno così grandi quote di mercato, ma soprattutto il mercato nordamericano, che era stato fra quelli che avevano maggiormente contribuito alla crescita e alla redditività forte di salita di questi paesi, hanno avuto un andamento negativo. E anche, diciamo, il mercato europeo, probabilmente le scorte avevano aumentato così tanto, i distributori, le scorte, che adesso hanno faticato. Diciamo, qualche piccolo segnale si è visto vedendo anche gli Stati Uniti, i primi mesi dell'anno, gennaio soprattutto, che stanno ricostituendole, quindi sarà interessante vedere non tanti risultati, ma soprattutto le stime su un anno che comunque appare difficile, anche perché nel loro caso spesso hanno anche loro un problema di materie prime, di aumenti dei costi su alcuni liquori, penso all'agave, che ha avuto un impatto molto importante su uno di quei liquori così emergenti, molto forti negli ultimi anni, che si è passati dalla tequila al mezcal, e soprattutto su redditività molto molto importanti, dove prodotti artigianali diventano di colpo prodotti quasi di massa. Intanto veniamo anche a Leonardo che quest'oggi è in leggero territorio negativo, arriva però da un vero e proprio rally ieri, perché ha addirittura sfondato quota 20 euro nell'ultima seduta, a livello che non vedeva da maggio del 2008. Oggi ripartiva da un rialzo di oltre 5 punti percentuali, scambia in questo momento in leggero territorio negativo. Anche in questo caso siamo in attesa dei conti, perché sono in arrivo giovedì per Leonardo. Quanto può correre ancora? Perché veramente questa corsa sembra inarrestabile nel caso di Leonardo.
Beh, diciamo sì, Leonardo è un titolo che seguiamo da tempo, anche presente in diversi nostri portafogli, è un titolo che tra l'altro passiamo proprio in questi giorni, siamo a 2 anni, poco più, dell'invasione della Russia in Ucraina ed è uno dei titoli che ne ha maggiormente beneficiati perché praticamente ha triplicato il valore. C'è da dire però che Leonardo nel decennio precedente al 24 febbraio 2022, questa triste data, nel decennio precedente praticamente non si era mosso, cioè era uno dei titoli che non aveva diciamo, assolutamente beneficiato né dell'andamento dei mercati azionari, sia anche dell'andamento positivo del mercato della difesa per tutta una serie di vicissitudini che all'epoca avevamo spesso commentato con diversi amministratori delegati che si erano succeduti, non sempre che avevano mantenuto quello che il mercato si aspettava. Diciamo che Leonardo sicuramente sta beneficiando come Rheinmetall in Germania, per dire che comunque anche Rheinmetall, quella che produce il carro armato Leopard, ha quasi quadruplicato, però comunque Leonardo fa parte di quella pattuglia di titoli nel settore della difesa che negli ultimi 2 anni sono saliti ben più del mercato, che comunque vale più 65% il settore difesa e spazio. Sta beneficiando di un'attesa sia di risultati molto positivi, anche superiori al consensus, probabilmente che verrà appunto annunciato, come è stato detto, nei prossimi giorni, sia di una spinta molto forte e poderosa agli investimenti in difesa, lo dicono le parole in questi giorni di Mario Draghi, lo ha detto il numero uno tedesco Scholz qualche settimana fa, inaugurando un nuovo stabilimento di artiglieria e munizioni in Germania. Tanti segnali ci dicono che le spese per la difesa, che lo scorso anno a livello di Unione Europea credo che valevano circa 240 miliardi di euro, sono destinate a aumentare in maniera molto forte e quelle società come Leonardo, che peraltro hanno anche tutto un mercato interno dedicato anche alla sicurezza, sono quelle società che ne possono beneficiare in un contesto appunto di mercato in cui vede le spese per la difesa in forte accelerazione e crescita e non per motivi futili, visto che anche l'evoluzione della situazione a Kiev e dintorni spinge ancora di più moltissimi paesi europei a aumentare il budget, sicuramente. Intanto questa mattina tra i titoli più penalizzati c'è anche Stellantis, tra l'altro proprio tra poco andremo in diretta al Salone dell'Auto a Ginevra dove ieri Renault ha presentato la sua Renault 5, un'elettrica da 25.000 euro e dal punto di vista della competizione con Stellantis, con Volkswagen, insomma potrebbe creare qualche problema. Le chiedo dal punto di vista borsistico Stellantis come è posizionata chiaramente in quella che è la gara per la corsa all'elettrico. Beh, diciamo che è una società abbastanza ben posizionata, sicuramente in borsa, dove anche qua siamo in presenza di un titolo che ha sfondato tutti i massimi degli ultimi anni, molto forte, nell'ultimo anno addirittura ha fatto più 44-45%, e che nel settore elettrico sicuramente sta giocando una partita in parte di rimessa perché non è fra i titoli leader in questa tecnologia, ma sta comunque difendendosi, non avendo sicuramente sin dall'epoca di Marchionne creduto ciecamente all'elettrico come unico modello, ma aumentando la gamma e la diversificazione, in parte questo si sta rivelando anche corretto perché stiamo vedendo e assistendo un po' a dei venti di ritorno nei confronti di motori ibridi o addirittura endotermici. Quindi da questo punto di vista oggi il mercato premia tutto sommato Stellantis, vedendo l'andamento in borsa, perché le valutazioni di società come Stellantis sono società che valgono 5-6 volte gli utili, ricordiamo. Quindi, per quanto la partita è veramente molto complicata e difficile per i costruttori europei e occidentali, sono società che comunque hanno una posizione molto forte, non così facilmente scalfibile, ma che devono naturalmente competere in un mercato globale dove però Stellantis, come ai tempi di Marchionne, nonostante ormai sia una società a trazione quasi integrale francese, diciamo, genera la maggior parte dei profitti ora come allora negli Stati Uniti, grazie soprattutto a Chrysler.
Nel frattempo andiamo a vedere, rifacciamo una panoramica di quelli che sono i titoli più acquistati e più venduti del nostro MFE Italy 40, circa 10 minuti dall'avvio degli scambi, perché in testa al momento c'è ST Microelectronics, seguono poi Ferrari, Erg, Prysmian, ancora in territorio positivo dopo la commessa nel Regno Unito, e A2A. Tra i più penalizzati in questo momento abbiamo Campari, lo abbiamo detto, sono in arrivo quest'oggi i risultati per l'intero 2023, Banca Mediolanum, Diasorin, Amplifon e FinecoBank. Le voglio chiedere, Gazziano, per quanto riguarda il comparto bancario che è tornato sotto i riflettori, fantafinanza o scenari reali, questo poi insomma ai posteri l'ardua sentenza. Le voglio chiedere se però in questo clima, diciamo, di voci su voci, è un settore interessante che può beneficiare in borsa chiaramente di questo. Beh, diciamo che la fantafinanza, diciamo, aggiunge ulteriore pepe e sale a un settore che, come sappiamo, è quello che ha determinato in maniera molto forte l'andamento degli indici positivi a livello globale ed europeo, considerando che le banche hanno veramente aumentato enormemente la redditività in questi ultimi anni e restano comunque anche nel 2024 in un contesto dove la discesa dei tassi, come avete commentato anche prima, non è così scontata come solo pochi mesi fa, hanno ancora dei polmoni di crescita o di mantenimento della redditività su livelli come quelli dell'ultimo anno molto forti. Quindi questo sicuramente aiuta le banche in questo contesto perché diciamo che i bilanci comunque mostrano che tutto sommato la temuta e più volte evocata recessione, che significava per moltissime banche l'idea che aumentassero enormemente gli istituti sulle crediti, finora non si è verificata in maniera così come attesa. Quindi il margine di intermediazione è salito moltissimo, le commissioni su interessi sicuramente continuano a essere un traino molto importante, anche se naturalmente, lo avete commentato più volte questa mattina, il collocamento dei BTP, cioè il ritorno massiccio di molti risparmiatori su forme di risparmio più diretto e più disintermediato nei confronti del risparmio gestito, sicuramente pone una sfida ai bilanci di molte banche che diciamo sicuramente, lo abbiamo letto anche stamattina su MF come Unicredito, vogliono comunque alzare il piatto e alzare la remunerazione facendola pagare ai risparmiatori, e questo non so quanto, se nel breve furbo, nel medio lungo sia così sensato, se vogliono mantenere anche una certa posizionamento di credibilità sul mercato. Grazie, grazie per essere stato con noi Salvatore Gazziano, Soldi Expert SCF, l'aspettiamo presto. Hai appena visto l'intervento settimanale di Salvatore Gazziano a Caffè Affari su Class CNBC. Ogni settimana Salvatore Gazziano, strategist di Soldi Expert SCF, pubblica la newsletter più irriverente di sempre. Se vuoi essere sempre aggiornato sul mondo degli investimenti, registrati gratuitamente visitando letterasettimanale.it o cliccando sul link in descrizione. A presto!